Sonora battuta d'arresto dei gialloblu di casa al cospetto di un avezzano forte sbarazzino che ha punito oltremodo la formazione di Alessio Bifini. Tropiano di Bari a dirigere il match al Filippo di Tella. Dopo un inizio equilibrato, gli abruzzesi rompono gli indugi. Pennellata precisa nel cuore dell'area di Capitan Roberti. De Silvestro il più rapido in sacca per lo 0-1 dopo 24 minuti. La gara è interessante e giocata a buoni ritmi. I marsicani raddoppiano attorno alla mezz'ora di gioco grazie ad un destro preciso di Roberti, servito dal filtrante in area di De Silvestro. Nulla da fare per il giovane portiere Caravano. I primi 45 minuti terminano con i biancoverdi di mister Ferrazzoli con il doppio vantaggio. Secondo tempo, da un calcio piazzato del solito Ruggieri nasce la rete del vasto Girardi di Visani che ribadisce in rete una corta respinta dell'estremo difensore Cultaro. Partita riaperta improvvisamente, gara che si accende. Adesso il vasto Girardi ci crede e preme sull'acceleratore. La retroguardia di casa lascia però troppi spifferi nella propria metà campo e si fa infilare da Ortolini al minuto 12 per l'1-3 degli ospiti. Bolo tra gli abruzzesi prende il posto di De Silvestro e finalizza una bella giocata della sua squadra presentandosi da solo dinanzi a Caravano. E il poker per gli ospiti a un quarto d'ora dal triplice fischio. Con i locali completamente sbilanciati in attacco arriva la cinquina firma di Golia per l'Avezzano che mette il punto esclamativo alla partita. Vasto Girardi ridimensionato da avversari apparsi superiori in ogni zona del campo.